Ciao a tutti cagnacci, so che nelle scorse puntate, negli scorsi video ho parlato di politica di Grillo, adesso ci diamo un attimo una calmata, vediamo un attimo come vanno le cose e magari ne torneremo a parlare. Però oggi voglio parlare di una cosa che è successa su YouTube, e cioè più che di una cosa che è successa, di un personaggio, si chiama Dottor Clapis. Ho deciso di parlarne in seguito alle polemiche scaturite per questo video qui, Puttanella of Duty, dove appunto viene sparato del mascara sulle make-up artist di YouTube al suon di puttanella, puttanella. Sì, avete sentito bene. Mettiti il mascara, puttanella. Dice proprio così, puttanella. Mentre c'era anche un video su dove si veniva usato un po' un handicap fisico per far finta di parlare di un argomento di importanza sociale. Ecco, io non voglio parlare di questi video, seppur naturalmente rientreranno nel discorso, ma voglio parlare del Dottor Clapis. Io penso che su YouTube uno ci possa stare per qualsiasi motivo, anche per cercare successo con cose trash, per far visualizzazioni con cose trash e naturalmente per far soldi con le visualizzazioni. È legittimissimo, penso che ognuno possa sfruttare il mezzo perfettamente come vuole, però essendo il mezzo molto social e quindi alla portata di moltissime persone che possono anche commentare, diversamente come succede per la televisione, il prodotto, io sono uno di quelli che sta su YouTube e che guardando i prodotti li vuole commentare. Dottor Clapis può essere il ragazzo più buono, gentile e intelligente del mondo. I suoi video sono delle boiate totali. E il suo personaggio è veramente trash, cioè spazzatura. C'è un trucco che usa, è un trucco molto abile. Il prodotto è chiaramente riferito a un pubblico di adolescenti, perché c'è la canzoncina con il testo divertente, la canzoncina ritmata, quindi orecchiabile, e naturalmente il video, che è fatto sempre bene, ci mette dentro due patasnacchere buonissime, una bionda, la bionda con i tatuaggi è una cosa allucinante, e quindi ovvio che sia una cosa creata apposta per fare visualizzazioni in quel modo lì. Ma i contenuti sono veramente il peggio del peggio. Ma Dottor Clapis è un furbone, perché sapendo di fare cose trash, ma per distinguersi un po' dagli altri, spesso aggiunge alla fine del video una piccola cosa che dovrebbe dare una chiave di lettura più intellettuale al video, oppure nella descrizione mette due piccole cazzatine scritte, credendo che quelle due cazzatine giustifichino il video fatto. Per esempio in Puttanella of Duty lui si giustifica dicendo che vuole far capire quali sono gli avatar sociali di chi gioca ai videogiochi e chi quello delle make-up artist. Per me il video è semplicemente offensivo, e creare un linguaggio ironico sul disprezzo di alcune ragazze che fanno make-up, complimenti alle ragazze che si sono prestate a questo svilimento dell'immagine femminile. Molti criticano il cinepanettone, ma nel cinepanettone l'ironia è comunque anche su cose trash strappa un sorriso, forse perché è creato, forse non lo so, perché è creato per intrattenimento, perché gli attori sono in grado, no? Chi fa quelle parti nel cinepanettone sono in grado di sorreggere comunque, a mio parere, un'ironia su certi argomenti. Il Dottor Clapis sembra semplicemente una rivista che vuol fare visualizzazioni su YouTube. Ripeto, è legittimo, ma a me può legittimamente non piacere, e siccome siamo su YouTube io posso legittimamente parlarne. Il consiglio che do io è che bisogna semplicemente guardarlo senza commentare, senza condividere e farsi un'idea, senza parlarne troppo, perché comunque io penso che chi fa quel genere di video lo faccia appunto per creare la polemica di proposito, un po' come faccio io in alcuni video. Molti diranno, ma tu non stai facendo questo video per far visualizzazioni? Beh, diciamo che quelle visualizzazioni, le visualizzazioni che potrei fare su questo video sono una conseguenza logica del fatto che io ne stia parlando. Ovvio che non mi fanno schifo le visualizzazioni. Diciamo che dalla visualizzazione si capirà quante persone hanno ascoltato quello che ho da dire. Ritengo appunto che quel canale lì sia uno dei peggiori di YouTube, se non il peggiore. Diciamo che mai un canale mi è piaciuto così poco come quello del Dottor Clapis. Voglio dire, poi aggiungere una cosa che è poi quella che permette ai suoi fan di giustificarlo. Ma c'è un linguaggio, c'è un contenuto nascosto, devi vedere il profondo del video. Questi video non hanno assolutamente contenuto. Se uno ascolta bene anche il testo, ci sono delle parti veramente incoerenti che non vogliono dire nulla.
lui fa così, crea un video fumoso, no? Che con la, cioè un, crea il video divertente e alla fine col trucchetto della scritta sotto e con la scenetta magari finale sembra che il video abbia parlato di grandi temi. No, non ha parlato di nulla, ne ha parlato male se lo ha fatto, ma è solo una cosa appunto per giustificare intellettualmente una trashata. Con questo è tutto e quello era quello che ho da dire al dottor Clapis.